Ladies and gentlemen, buon weekend, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati su Brawl Stars. Allora, sono mesi che mi chiedete in continuazione sotto ai commenti: dove è Brawl Stars? Si porta Brawl Stars? Si porta Brawl Stars? Giocano tutti quanti a Brawl Stars? L'altro giorno mi ha scritto pure Lollo. Il problema è che sono rientrato nell'account, ma tutto il mio precedente progresso è sparito. Il che significa che attualmente non ho nessuno dei brawler che avevo, non ho le skin che avevo, non ho niente. E quest'oggi shoppiamo 2000 gemme, raga, 2000 ze. Quindi, oggi ci facciamo un video, non vi prometto che ci sarà una serie. Devo riuscire a recuperare il mio vecchio account perché avevamo veramente tutto e non voglio spenderci altri soldi. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Dunque, eccoci dentro. Cosa succede? Praticamente adesso noi abbiamo qualche brawler iniziale, nessuna delle loro skin che in passato avevamo. Cioè io Frank me lo ricordo benissimo e avevo preso anche delle skin. Adesso non ho più niente qua. Però già che c'ero ne ho approfittato e ho sbloccato il pass battaglia. Col pass battaglia abbiamo per esempio questa skin fighissima di Shelly, che è il personaggio che sto usando di più in questi giorni, che è una bomba a mano, infatti la metteremo subito. No, non ce l'abbiamo. Cosa? Io la voglio! Ma scusa, allora intanto riscattiamo un po' di roba. Bling, non ho idea di cosa servano. Una reazione del giocatore, va bene, in saccoccia. Un po' di punti per sbloccare nuovi personaggi. Ancora Bling. È il primo, mi hanno sbloccato il primo. Avevamo già questo brawler, ovviamente. Inizia a sbloccare un brawler super raro. No, Jessie adesso non la voglio. Un po' di bling. Vai, 1000 monete. Queste fanno sicuramente comodo. Questo che cos'è? Non lo so. Non ne ho idea. Se avete consigli nei commenti, scriveteli. Delle monetine. Ok. Altre monetine. Ma scusa, questi me li dà tutti quindi adesso? Cioè, sto già prendendo tutti i premi del pass? Come funziona? Le gemme, potenziamenti. Un botto di potenziamenti, tra l'altro. Vabbè, lo ha riscattato tutto, raga. Cioè, sto riscattando tutto quanto. Ah, questa quindi è la mia soglia, perché sono arrivato al livello 16. Ok, adesso è più chiara la situazione. Hai un po' di monetine. Questo qui cosa sarà mai? Punti energia, ok. Sblocco per Jessie. Ci ha dato Jessie. Ma scusami, ora sto sbloccando Pocio, ma va bene, ma io ce li avevo già. Porca di quella zozza, avevo già questi personaggi. Tanti potenziamenti, questi fanno sicuramente comodo. Diciamo che col pass battaglia rientri prepotentemente dentro al gioco, perché ti dà un sacco di roba. Le emote di bombardino, altri punti, altre stelle, e va bene così. E il Pocio è appena stato sbloccato. Lui che con la ulti, se non sbaglio, fa tipo Sona, devasta tutti quanti. Mo stiamo sbloccando Jackie, vabbè, e Mr. Eye. Qua sopra abbiamo altri potenziamenti da prendere. Tra pochissimo abbiamo un nuovo evento a Raffa Gemme. Non so quello quando, come lo si potrà sbloccare. Allora, noi siamo tra l'altro in streak positiva. Io stavo usando Shelly. Continuerei sinceramente a potenziarla, se possiamo. Dai che ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Cos'è questo? Turbo stivali. Shelly fa uno scatto in avanti per sorprendere i nemici. Usi per scontro 3. E mettiamoli. Mettiamo sti turbo stivali. Super vista. Salute. Difesa. Danni. Danni. Vai, metti danni. Danni extra. Cioè abbiamo strapotenziato adesso il nostro personaggio. Altro che 7 brawler, ragazzi. Cioè, ma vi ricordate sta lista qua? Tutte le volte che abbiamo giocato anche con Sasha. Una marea. Dai, proviamo il Foot Brawl. Dovrebbe essere una modalità 3 contro 3, esatto. Dobbiamo recuperare la palla al centro e fare gol nella porta avversaria. Io prima ho fatto 2-3 partite, le abbiamo vinte tutte. Ora c'ho anche i potenziamenti, eh. Ma questo lo detoniamo? Ho rischiato pure di morire. La palla è nella nostra metà. Lì c'è l'altra Shelly. Dovrei ucciderla, teoricamente. Molto bene. Vogliamo andare a far gol? Proviamo a allontanare il tipo laggiù in fondo con qualche danno. E intanto Legendary ha fatto gol. Va bene. 1-0. Se non sbaglio la partita finisce dopo 2 gol. Quindi 2-0 finisce. Vai, prendo la palla. Andiamo a buttare dentro. Qualcuno mi può distruggere quei barili?
Oh, attenzione. Aspettiamo che gli implodano. La butto dentro, vai. Partita conclusa. O il mio team è devastante o abbiamo beccato dei noobs. Ah, ci sono anche i replay finali, i momenti salienti. Bello il fight iniziale. Ti stai divertendo? Troppo presto per dirlo. 4 serie di vittorie. Tutto molto bello. Ogni premio star contiene una sorpresa. Quindi, cosa succede? Se vinco adesso sblocco dei premi? Può darsi. È figo che è un gioco veloce, quindi le partite sono rapide. Grafica molto molto cartoon, in pieno stile Supercell comunque. In passato sapete bene quanti video ci abbiamo fatto, quanti spacchettamenti. Oh, intanto li abbiamo detonati. Guarda che mi ha distrutto tutto, che grande. Che grande. L'ha presa e l'ha fatto lui il gol, ci sta. Ho segnato un assist. L'ulti lì del pocio ha distrutto i barili, che praticamente essendo lo scenario distruggibile. Ah, siamo morti. Mi è arrivato addosso di tutto e di più. E il mio compagno ha fatto gol. Allora siamo fortunati che ci hanno assegnato dei demoni del male in squadra. Abbiamo una stella epica da aprire. 200 monete. Un altro premio epico. La skin di Shelly che piange. Quindi hanno messo anche le emote. Vediamo un po' cosa abbiamo riscattato qua. Dei premi giornalieri. Vediamo. Dobbiamo fare un botto di danni. Aspettiamo di salire a livello successivo. Tra l'altro c'è anche la modalità sopravvivenza. Nella modalità sopravvivenza, se non mi ricordo male, si gioca tutti contro tutti e dobbiamo recuperare dalle casse dei punti energia. Più punti energia abbiamo, più siamo devastanti. Qua è tutti contro tutti, quindi no mercy per nessuno, ovviamente. Questa la prendo io. Questo punto energia me lo arraffo. Devo stare attento perché probabilmente lui si sta muovendo nel bush. E nel bush non vedi gli avversari. Siamo in 9. C'è un po' di danno al pocio là che mi sta inseguendo. Mi metto qua dentro, camperato. Sa tutto? Non so se sa tutto, lo uccidiamo però. Eliminato. Teniamo lontano que- Oh! Aiuto! Qua è brutta. Qua la situazione non è bella. Non è bella per niente. Distrutto. Questo lo prendo io. Ok. Si stanno menando di brutto. Vieni bello. Distrutto il pocio. 1v1 finale. Abbiamo 5 punti energia, ma non credo che basteranno. Questo lo prendo io. Potenziamoci il più possibile. Vai così. Lui ne ha 4. Potrei quasi considerare di ingaggiarlo. Tanto l'abbiamo danneggiato un botto. E ha fatto la ulti. Ma lo scatto mi conviene usarlo? Danneggiato e distrutto. Si chiamava Ma. Ma sei morto. Ma che cosa? Nulla. 6 vittorie consecutive? Cioè, una streak pazzesca. Lo Steppi del passato sarebbe fiero. Tra l'altro, se non sbaglio, nel negozio prima, quando sono entrato, ho riscattato un aggeggio che era questo qua, che mi dava... Ah, il raddoppio degli XP, ma è finito. Ah, è già finito. Ok. Non ce l'abbiamo più. Non abbiamo più il punto esperienza doppio, va bene. Ah, come gioco ci può stare, solo che... Per l'appunto, avendo già in passato shoppato una marea, gradirei che mi venisse restituito quello che avevo, capite? Tanto Annie cosa vuole laggiù in fondo? Bene, sei finita in un panino, Annie. Godo. Detonato. Con la ulti. Shelly me la ricordo forte per questo motivo. Cioè, caricavi la ulti e poi quando c'avevi la ulti li distruggevi completamente. Occhio che mi sta venendo addosso. La smetti? Aia! Mi sta prendendo da lontano! Muoio qua! No way! La mia serie di 6 vittorie consecutive! Più che altro credo che se tu sei in streak guadagni molti più punti per salire di livello e per sbloccare il battle pass. Han fame. Ho la ulti? Non se l'aspetta mai? Scatto, boom. A casa, contro finale. David. Dov'è David? Mi ha tirato una ulti. Mi ha fatto anche male, tra l'altro. Però ha sprecato l'ulti. L'abbiamo detonato. Vado. Oh mio Dio, muoio. Colpito, molto bene. Distrutto. Ti stai divertendo? È ancora troppo presto per dirlo.
Troppo presto. Causa 6.000 punti danni all'inizio. Bene. Sbloccata la missione. Abbiamo portato a casa 200 punti esperienza in più. Vediamo se ci fa salire. Non ancora. Asgarria! C'è anche Mama Casirga. Il discorso è se queste persone hanno shoppato un minimo più di me, siamo già messi male. Oh, quello? C'è poca vita. Vabbè, l'abbiamo lasciato andare, l'abbiamo risparmiato, raga. Questo cosa vuole da me? Ma mollami! Buono che è quasi finito in un panino. Vado. Distrutto. Prendiamo anche questo. E qua il problema più grosso è un'imboscata da un cespuglio. Cioè uno che ti esce dal cespuglio all'ultimo secondo e ti distrugge. Spariamo un po' a questo. A casa. È già qui con 10 energia. 11. Distrutti. E vince. Terpartato. E alle spalle ogni tanto è giusto così. Questo dovrebbe garantirci il prossimo livello. Abbiamo riattivato la serie di vittorie, tra l'altro. Cioè, certo che in 1v1 è un po' più complicato, eh. In 1v1 ovviamente è un pelo più complicato. Adesso magari spostiamo la modalità su Foot Brawl. Aspettate che riscatto. Ah, c'è anche Raffa Gemme adesso come evento. Vorrei fare un po' di win streak su Foot Brawl. Speriamo che il mio team sia forte come quelli di prima. Un po' di free damage centrale. Sai che ce lo siamo presi anche in faccia il free damage. Oh, il luciador, stai buono là, eh. Stai buono lì. Ah. Aiuto, finita per me. Mi hanno praticamente impaninato. Però la palla ce l'abbiamo noi. In questa modalità non si vince con le uccisioni, ma bensì con i gol. Quindi se il tipo riesce a fare il giro, vinciamo. Quella roba là me la ricordo fortissima. Perché la sfera rimbalza. E il nostro compagno però ha fatto gol. Troppo concentrati sulle kill. Grave errore. Oh, noi non abbiamo barriera lì in quel momento. Buono che è morto il pocio. Fa male, fa molto male. Ha piazzato una torretta. È tipo Heimerdinger quello. Distrutto. Bene, la palla è nostra. Prendila, prendila. Prendila tu. Occio. È là. Danneggiamolo, danneggiamolo. Quello può saltare, eh. Eliminato? Sì, praticamente sì. Casa. La palla è là. Dobbiamo recuperarla noi. Distrutto. Palla mia. No! No, no, da lontano. Buono, 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 buono. Se facciamo gol abbiamo vinto, ragazzi. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Distrutto. Vai, amico. No, un colpo, un colpo, un colpo. Butta la palla via. A uno. A, a, dai, a 500. Non è uno, però è praticamente uno. Non farti fare gol, eh. Ma il nostro amico ha quittato, è fermo. Via, via, bravo. È tornato. È tornato, è tornato, è tornato. Stai lontano, se ti prende con quella roba siamo rovinati. Vai, segna, amico. Segna. E qua fondamentale il lavoro di squadra, perché ci avevano eliminati in due. Però l'ho preso uno e hanno beccato. È tornata la streak di vittorie. 3. Pony. Buono. Abbiamo Frank. Frank è fortissimo. Frank è fortissimo. Riusciamo a ucciderlo quello? Non ha molta vita. Però si cura lui, è vero? Non devo farmi vedere. Buono, il compagno morto là. L'altro è andato a far gol. Io praticamente inutile in questo momento. Cioè ho solo messo un po' di terrore psicologico. No, le sferette. La ulti di Frank, quanto è potente. No, raga, la ulti di Frank non ha senso. Dai, sali, 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 sali. Non sanno di me, eh. Non sanno. Mi hanno distrutto. Sono entrati praticamente a face checkare un bush in tre persone. Ci ho provato. Abbiamo la ulti in compenso. Ma non serve. O ci stanno mettendo in squadra con gente clamorosamente forte. Guardate qua. Sbam. Cioè stunna e fa un danno che non ha senso. Più eliminazioni, raga. Ha fatto 31.000 danni Frank. Era fortissimo, me lo ricordo, infatti. Vogliamo provare a fare 10 vittorie di fila. Un po' di danno da lontano. La palla è qua. Ottimo. Se ne disinteressano.
Ha tirato la ulti. Si sta curando. Fa male. Hanno la palla loro, Hanno la palla loro. Occhio qua. Là nel mezzo il panico. Devo rimanere in vita. Devo assolutamente rimanere in vita. Questo va ucciso. Oh cavolo. Fermare tutto. Recuperare quella palla. Oh mio Dio, quanto danno ha fatto quella ulti. Raga, sono vivo per sbaglio. Infatti, l'avevo detto però. Che ero vivo Frank, fermalo. No, no. Ci hanno segnato, ragazzi. Buono, erroraccio, si sono buttati nel mezzo. Andiamo. Andiamo, assolutamente. Ce l'ho? Però è un casino. Ho la palla, ma è un casino. Devo un attimo temporeggiare. È tornato il nostro compagno. Ha perso l'orso. Faccio il giro da lontano. Dai che non sanno nulla. Ah, il razzo. Madonna che male il razzo. Via, l'ho schivati. Oh mio Dio. La lancio su. Ucciso. Posso vincere? Cioè posso fare gol? Dai. 1-1. Bella giocata Stefano, bella. Questa l'ho carriata io, L'aveva fatto Oddio, li abbiamo eliminati tutti. Dai. Buttala dentro il gol e abbiamo vinto. Tira. Oh mio Dio, abbiamo preso sponda. Meno male. Ottimo. Qua c'è il suo bel razzo in teoria. Però poi la stunnata che ferma Annie. Faccio il giro e facciamo gol. Tanta roba. Siamo a 5 vittorie di fila. È difficile vincerne 10. Siamo a metà dell'opera. Devo ricordarmi di usare lo sprint, perché ne abbiamo 3 a partita. Ma praticamente finisce il game che non l'ho mai usato. Qui è meglio andare lenti. Buono, lui è eliminato. Lui ha preso un botto di danni. Dobbiamo morire. Perfetto. Sarebbe piaciuto, vero, Lancio sul pallone. Distrutto lui. Bravissimo. La butto dentro. La parata. No. Muori. No. No, l'ha presa. Mannaggia. Compagni, vi prego. Vi prego, compagni. Allora, loro ovviamente hanno buttato palla su. Perché i barili proteggono la porta, ma i barili possono essere distrutti. Let's go, Perkins. Sta arrivando. Arrabbiatissimi, sono arrabbiatissimi. Eliminato. La palla è qua. Tiro, Tiro in gol. Dai. Non ci credo. Eliminata Annie. Non si chiama Annie, lo so, però è più facile chiamarla così. Le bombe. Mi hanno tracciato il percorso esatto sul quale stavo camminando. Dai, compari, andate a far gol. Abbiamo perso palla, c'hanno gli avversari. Dobbiamo difenderci qua, Li abbiamo danneggiati un botto. Palla su. Era necessario allontanarla, questo è poco ma certo. Ci diamo l'orso. Vai Verkins, è tua. La tira angolata e segna. Doppietta di Verkins. 6 vittorie consecutive, però quello con più eliminazioni sono io, 44.000 danni ho fatto, ma davvero? Ne mancano 4. 4 win. Si può fare. Oh! Stella mitica, cos'è? Gadget per Frank. L'attacco successivo all'attivazione causa il 100% in più di danni e attira i nemici verso Frank. Tanta roba. Quindi adesso ci dovrebbe dare Jackie. Cioè, in un batter d'occhio sì, ho sbloccato un sacco di brawler, ma io ce li avevo già tutti. Scegli un brawler, Brock o Colt? Brock. Voglio Brock. Abbiamo sbloccato Brock. Il lanciatore di razzi. Inizia a sbloccare un nuovo brawler epico. E Ems, voglio Ems. Vai, scegliamo lei. Dai, 4 win e raggiungiamo il nostro obiettivo di oggi. Tutti su, un paio di colpetti. Può indietreggiare, danni ingenti laggiù in fondo. Questo lo eliminiamo al volo. Ci ha saltati. No, la mia ulti. Vabbè, non importa se il mio compagno segna. Non ha segnato. Non l'ho tirata, non ho fatto in tempo a tirare la ulti. Meglio forse così. Mo ce l'abbiamo. Questo eliminato.
lancia la palla laggiù. Molto bene. Attenzione, glielo facciamo di sponda, raga, non se l'aspetta. Pum! Dai ragazzi, buttiamola dentro. Ve la lancio là. E spaccagliela sta porta. Schimanski. Madonna, comunque mi sa che solo la nostra ulti distrugge i barili. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo perso un po' di compagni. Riusciamo a ucciderla? Bene. La palla è là però. Ottimo, ce l'ho io. La lancio via. Boom, botta secca. No, l'ho restituita al compagno senza volere ovviamente. Passamela qua. Passamela qua che segno. Ha fatto da solo. Schimanski, voleva la gloria, voleva tutto. Nuova soglia sbloccata, 7 vittorie di fila. Dai, ne mancano 3. Ne mancano 3, raga. Comunque, cioè, i team sono casuali e non c'è, diciamo, collaborazione vocale. Non siamo sincronizzati da quel punto di vista. Io mi tengo sempre un po' indietro perché sono molto squishy come personaggio. Vai di danni nel mezzo, se possibile. Ottimo lì. Bellissima quella ulti. Oh mio Dio. Mi ha squagliato. Non so che personaggio sia. Dobbiamo nascere velocemente. Fermarli. Ok, ucciso, meno male, meno male, meno male. Uccisa. Tutta su. Mamma mia, quanto fa male quella roba. Non ha senso, c'ha un range pazzesco. Devo rimanere in vita. E non ce l'ho fatta. Cioè butta quel gas tossico. Manco fosse Singed. Però abbiamo difeso il gol, eh. Era importantissimo. No, 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 no. No, 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 mi ha stunnato Frank. 1-0 per gli altri. No, raga, fanno veramente un male che non ha senso. Vi prego, non fatemi segnare la mia win streak. Buttala via di lì. No. No. Dai. No, allora, i personaggi contro di noi erano clamorosamente forti, ve lo dico. Cioè, la tizia col gas da lontano, qualcosa che non ha senso. Dai, mi sto divertendo, dirò di sì. Dirò che mi sono divertito. Abbiamo perso 2 trofei. Bloccata la streak di 10 win. Peccato. Direi che per oggi può bastare così. Cari amici, questo era il ritorno su Brawl Stars. Ve l'ho detto, adesso cercherò di recuperare il mio vecchio account, dove avevamo praticamente già sbloccato una marea di roba. Se non dovessi riuscirci, è un gran peccato. Vediamo se ci saranno altri contenuti, magari anche in compagnia di qualcuno. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, della campanellina. Ci vediamo al prossimo video, qua è sempre tutto. Buone! Hmm.